tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Proprio in questi giorni la Polstrada ha nuovamente ribadito che dal 2010 colui che investe un animale senza poi soccorrerlo è anche lì considerato un pirata della strada. Ti sembra giusto oppure no? Beh, dipende dall'animale. Sappiamo che nel nostro territorio ci sono molti animali a rischio di estinzione e ormai penso che con l'informazione di oggi bene o male si sappia regolare dalla differenza di investire una nutria o di investire magari altri animali del tipo tassi o animali del sottobosco che purtroppo per lo sfruttamento sempre più intensivo dei nostri territori, per l'agricoltura sempre più espansa, ne viene dimezzato purtroppo l'habitat naturale e vi è stato registrato un calo sempre più drastico negli ultimi anni di questi animali, quindi credo che insomma se l'animale in questione è un animale ormai che sta scomparendo, penso che più o meno soprattutto quelli della mia generazione si rendano conto di quali animali siano più o meno in rischio di estinzione, abbiano il dovere di soccorrerlo, perlomeno di chiamare le enti di competenza. Però vale solo per gli animali in via di estinzione. Sì, se investi una nutria, voglio dire, dispiace, ma non credo che... Oddio, puoi sempre chiamare gli enti di competenza, ma non credo sia una priorità, non credo che l'autista in questione sia da considerarsi un pirata della strada, ecco. Ma diciamo di sì, peccato che dovrebbero un pochino, secondo me, invece pensare all'omicidio stradale, che più che gli animali. Sì, gli animali è grave, ma ancora non si sa bene se uno che commette un omicidio colposo perché è in stato di ebbrezza ancora... Sì, al reato di omicidio stradale ci stanno lavorando, dovremmo esserci. E dovrebbero invece, cioè, pensare già più a quello. Vabbè, comunque per gli animali sì, bisogna prestare soccorso, più che altro chiamare la forestale. Non lo so, non la vedo così drastica io come... Addirittura nel Veronese un uomo dovrà pagare circa 1600 euro perché ha investito un animale, un cane in questo caso, e non ha chiamato i soccorsi. È esagerato quindi? Beh, 1600 diciamo no, come pena va bene, poi che non esageri però a livello anche di detenzione o altro eccetera. Cioè la pena dipende, io mi fermo almeno e chiamo. Non so, i veronesi sono sempre più esagerati nelle pene, nelle multe. Fai una distinzione tu tra, non so, un cane e una lepre? Il cane forse è affettivo perché sei di una persona, però in realtà non dovrebbe esserci distinzione perché sono entrambi animali. Però col cane ti fermeresti, con la lepre no magari? Mi fermo ugualmente, mi è capitato un cinghiale, mi sono dovuto fermare perché la macchina si è fermata, quindi non è che ho potuto scegliere io lì. È giustissimo. Cioè io, uno che fa così, lo manderei in galera e butterei via la chiave, assolutamente. Pensa che un automobilista 68enne veronese dovrà pagare una multa che potrebbe ammontare dai 413 ai 1656 euro per aver omesso di soccorrere un cane investito su una strada provinciale. È l'unica pena che gli daresti oppure tu pensi che... Anche più alta, secondo me. Tu fai una distinzione tra animali, cioè se investi una lepre, se investi un cane, ti fermi col cane e non con la lepre oppure vale... No, è indifferente, cioè nel senso non faccio distinzioni fra animali. Ti è mai capitato di investire un animale? Fortunatamente no. Però seguiresti comunque le regole, legge al dovere e chiameresti i soccorsi? Assolutamente sì.